Domanda di Tarans. Parliamo di cose non così chiare. Io ho comprato una macchina, io sento gioia, io ricevo 10 milioni, io sento gioia. Che tipo di gioia parliamo? È lo stesso tipo di gioia. Rav, noi parliamo di una gioia dove la persona è semplicemente felice. Felice per cosa? Felice per sentire lo stato in cui io ho guadagnato 10 milioni di dollari, ho comprato la macchina, giusto? E io dico, entrambe queste cose sono limitate e sono piccole. Io desidero alzarmi sopra la vita e la morte e neanche sentire che sono morto. Io sono sempre vivo e raggiungo questo stato senza limiti, senza confini. Tutto, c'è tutto. I soldi non possono coprire tutto questo e non troverai nessun tipo di soldi che può dare questo. La saggezza della Kabbalah ti dà in effetti un riempimento simile a quello, diciamo, come la macchina, i soldi, ma di più, avere tutto. Questo è il tipo di riempimento che ottieni. È questo che ti fa essere felice, l'opportunità di raggiungerlo, di realizzarlo. A quel punto tu vedrai la bontà e la bellezza. Altrimenti tu continui a cercare qualcosa che non ti rende felice. Può essere qualsiasi cosa, il più grande macchina, la più bella cosa di qualsiasi tipo. Lo sai che il giorno dopo ogni cosa svanisce, perché la persona deve rinnovare, perché lui vuole sempre essere riempito di più, di più, di più. Come faccio a ottenere questo tipo di piacere? È soltanto a condizione che io lavoro con gli amici nell'avere il riempimento dall'alto, la luce arriva dall'alto e quella luce contiene tutto, tutto. Macchine, case, qualsiasi cosa contiene la luce. Esiste tutto nella luce superiore creata dal Creatore. Ha creato la tua mancanza, ha creato il tuo desiderio. Lui sa come riempirli. E se tu ricevi queste cose, quando tu hai una nuova macchina, tu in effetti non metti la macchina dentro il desiderio. Tu ti senti soddisfatto. La soddisfazione può arrivare solo dalla luce, non dalla macchina, soltanto in modo diretto, senza limiti corporali, senza rivestimenti fisici. Allora ne consegue che per essere riempiti tu non hai bisogno di nient'altro che della luce direttamente. Prova e vedi, tu vedi come puoi liberarti di tutte le cose corporali. Tu hai bisogno soltanto di cercare e lavorare così tanto duro per poter guadagnare questo. Tu puoi spendere meno sforzi e sentire in altra bontà e continuamente il riempimento che continua. Ecco perché la saggezza della Kabbalah, della ricezione, la saggezza di ricevere. Tu ricevi come questa saggezza non è semplicemente come una persona che brucia la sua vita nel lavoro. Tu devi preparare il tuo vaso per davvero ricevere la luce e scoprire che tutto il mondo attorno a te è pieno di questa luce superiore che ti riempie, che ti dà l'essenza. Taranz chiede, questo è vero. Riempimento in corporalità non basta mai.